Un'interessante iniziativa ha coinvolto gli studenti del quinto anno della scuola elementare Orlando Lucchi di Tenno, che hanno eletto il Consiglio Comunale degli Scolari. L'iniziativa, proposta dall'amministrazione comunale ad inizio anno scolastico, ha subito riscosso l'interesse degli insegnanti, che si sono attivate con un percorso tutto dedicato all'educazione civica, che ha approdato alla simulazione di un vero e proprio Consiglio Comunale. Non è stato tralasciato nulla, dalle liste, i programmi, fino alle votazioni che hanno decretato la piccola Sofia Trentini alla carica di sindaco. Lo spettacolo è stato senza dubbio vedere la grande emozione dei ragazzi sedersi sul tavolo del Consiglio Comunale in maniera attenta ed attiva, rispettando i tempi e la parola che di volta in volta veniva loro data dal piccolo primo cittadino. Tra il pubblico, ospite d'eccezione, il vero sindaco Gianluca Frizzi, che ha risposto alle domande, pertinenti e ben articolate, poste direttamente dai ragazzi. Vediamo il servizio. All'inizio dell'anno abbiamo proposto alla scuola elementare qui vicina di un progetto che si chiamava Il Piccolo Sindaco e loro hanno accolto favorevolmente la proposta e facendo tutta un'attività, diciamo, di elezioni fino ad arrivare, diciamo, a eleggersi il sindaco. Poi chiaramente abbiamo offerto la possibilità di venire qui da noi e fare un piccolo consiglio comunale che di fatto per loro è un gioco, ma gioco non è perché comunque ha un valore molto importante dal punto di vista civico. E questa cosa comunque verrà riproposta anche nei prossimi anni e siamo sicuri che la vicinanza tra l'amministrazione comunale, che comunque rappresento, ma è comunque mia e anche dei miei colleghi assessori, è sempre più vicina al fatto che ci sia una partecipazione con la comunità, vedi, con la scuola, ma anche su tanti altri, diciamo, tante altre realtà associative e di categoria, eccetera, eccetera. E oggi i ragazzi hanno approfittato anche per fare una visita e conoscere gli uffici comunali. Certamente, noi avevamo voluto anche far conoscere la macchina amministrativa, che cosa si fa all'interno di un municipio, facendoli una piccola breve, diciamo, escurso sulla storia del nostro comune e aggiungendo anche delle visite specifiche nei vari uffici, dove che i nostri amministrativi sono stati contentissimi di poter avere, diciamo, anche un riscontro favorevole da parte, un'attenzione a volte non scontata da parte dei nostri ragazzi. Io mi chiamo Sofia Trentini, ho 10 anni, abito a Torbole e frequento la quinta della scuola primaria Orlando Lucchi di Tenno. La mia proposta è di migliorare la raccolta differenziata perché dalle ultime notizie è risultata solo del 58%. Mi chiamo Erjan, abito a Riva, ho 11 anni. Mi chiamo Nicola Sferranti, ho 10 anni, abito a Pranzo. Io propongo di controllare più boschi e di non inquinarli e di sboscare, di non sboscare troppi boschi. Mi chiamo Eva Montagno, ho 10 anni, abito a Tenno e propongo di ristrutturare le case vecchie nei centri storici e non costruirne più per non inquinare. La mia proposta è di fare una sala ricreativa per i giovani dove possono incontrarsi per divertirsi e per parlare. Mi chiamo Chiara, abito a Tenno, ho 10 anni e la mia proposta è di costruire al vecchio municipio una piccola biblioteca dove i ragazzi possono incontrarsi per studiare insieme. Mi chiamo Giorgio Barberi, ho 10 anni, abito a Pranzo e la mia proposta è di chiedere che il comune ci dia sempre dei soldi per le nostre attività scolastiche, ad esempio il pattinaggio e il nuoto e il soggiorno linguistico in Austria. Un'altra proposta è quella di organizzare un piedibus dove una mamma può accompagnare i bambini a scuola e può garantirgli un po' di sicurezza perché magari le mamme così non stanno in pensiero per i loro figli quando devono attraversare la strada. Un appartamento per gli anziani dove possono stare in compagnia.
per le persone che non hanno lavoro e se si potrebbe tipo aiutarli per trovare qualche lavoro utile. Beh, allora devo accogliere con piacere che oggi abbia essere insediata la nuova sindaca. Ho visto che la maggioranza di giunta, abbiamo anche una vice sindaca donna e due assessori, dunque vuol dire che comunque a Tenno siamo andati oltre le mie rose aspettative sulle quote rosa, e ho ascoltato con piacere le proposte che ci sono state fatte dalla nuova sindaca, dalla nuova giunta e dai nuovi consiglieri, ma ho visto che c'era un buon clima anche con i consiglieri di minoranza e ci hanno fatto delle proposte intelligenti e serie che saranno di sicuro motivo di confronto sia con i miei colleghi di giunta sia con la maggioranza che minoranza, e per cercare di riuscire a risolvere le problematiche che ci hanno sottoposto la piccola sindaca e la sua maggioranza. Se mi permettete, ma non è una battuta, li ho trovati, ci deve far riflettere, sono migliori di noi, perché li ho visti che nella dialettica e nel modo di porsi veramente mi hanno colpito e sorpreso.